Vai. Buongiorno. Stamattina la signora Emanuela mi ha mandato a fare una piccola compera. Risparmio casa, offerta, normalmente costa 40 euro, abbiamo pagato 34 euro. 34 euro, 6 euro di sconto, buttali lì. Il packaging, come lo chiamate voi esperti, vabbè, e il pacchetto ci piace. Non hai detto una cosa fondamentale? Cosa? È una friggitrice aria, però dicono che si possono usare anche gli oli, quindi è praticamente una friggitrice classica che può essere usata anche senza olio. Vabbè, ma noi la utilizzeremo senza olio. Ma vorrei vedere. Perché vorrei... siamo a dieta. Sì, vabbè, ma non ci pare. Siamo a dieta perché la cinta è stretta. No, non è stretta, è l'ultimo buio. Vabbè, dai, vediamo come è dentro. E la scatola. Necchi. La scatola ci piace. Necchi dice che la pubblicizzano in televisione, io non l'ho mai vista. Sì, l'ho vista io l'altro giorno, infatti ti ho detto subito valla pre. Io non l'ho mai vista. Ho saputo che risparmio casa c'è un sacco di roba di questo tipo che viene pubblicizzata anche in televisione con le televendite. Le televendite. No, fate conto che sto la pubblicità. Ma ci sono anche altre cose. Qui vedo una griglietta, a che servirà dopo lo dico? È per far passare l'aria. Poi abbiamo... Poi abbiamo... Certo. Oh, sto a parlare io, state zitta. Poi abbiamo polistirolo, una spina industriale, diciamo, asciugo, come la volete chiamare, Fisher, insomma quella è. Fisher, da quando si chiama Fisher? Non si preoccupa, che io conosco i miei polli. Io la sballo prima perché sono maledetto. C'è un po' di polistirolo. Aspetta che incendio. Guarda adesso, eccola qua. Libre di istruzioni. Che bella, tutta nera. Bella come il sole, bella come bella. Nera con questo qui di grigio. Grigio. Ha deciso che praticamente. Ma non la comprate, ce la voglio avere solo che io, mica per forza dovete comprare. Vabbè, ma mica, cioè, mica è una cosa, cioè, è di tutti, voglio dire. Ognuno fa come gli pare. Ma io sono originale, però. Aspetta, che c'è, mamma mia. Fermo. Beh, però è bella, non è brutta. Sopra c'è? Ah, qui sopra c'è la cosa... per mettere i gradi, e qui ti dice i gradi in base a quello che stai cucinando. Vedi, questa è una cosa che a me piace tantissimo. Vedi, 20 minuti le patatine a 180 gradi, 10 minuti il pane, 20 minuti il pollo, 20 minuti la bistecca, 12 minuti i dolci, 12 minuti i pesci, i crostacei, 12 minuti i pesci. Perché praticamente è anche un fornetto, aria, non è solo che ci dice. Sì, direi. Qui ci sono le gradazioni, questa gira, c'è il pirulino qui. Apriamo un po' le dimensioni. Ah, va però. Pensavo che era più piccola, ma sta griglia io ancora devo capire. Se tu apri le istruzioni, che come al solito voi uomini non leggete mai le istruzioni. Ci hanno messo a te. Pare. Te pare. Comunque noi siamo già in modalità Halloween, all'Eurospin. Ho trovato anche quello, che è bellissimo. Dov'ha questa? Ah, vedi, allora... Come sopra? Sopra. Allora, già abbiamo fatto un danno, adesso. Abbiamo già fatto un danno? No. Dove va? Aspetta, che non vedo. Dice che va qua. Non lo devo mettere col dito. Ma forse al contrario? No, è così. O così, io sotto sopra penso. Sotto sopra penso. Penso cambia poco. Però devi... Sala se la mette storta. Tra virgolette incastrare. Sala se la mette storta, lo vedi che è storto? C'hai lo vedi che è storto qui? Ma lo vedi che è storto? Ma come... Rimba! Io! Va bene. Dettaglio, monopola, mano, mano. Ma non deve andare sotto sotto, mamma deve andare mia, solo non sopra. Deve andare sotto sotto. Si è incastrata qua.
Vabbè, ma sotto ci dovremmo mettere così, la roba. Ci okay. Metti sotto la roba, vabbè, questa così. Metti sotto la roba, metti sopra quello, poi inficchi qui. No, la manna giù invece. La manna giù, vedi. Allora, leggete sempre le istruzioni prima di fare queste cose. Proprio... Ma giù, ma sei sicuro se poi non ritorna su? Va giù. Se poi non torna su? Sì, è giù. E fa... È giù? E fa il passaggio d'aria. Volendo se li tira su, poi si torna su. Sì, è giù. Vabbè, mo leggiamo le istruzioni, poi vi diciamo comunque questa qua. E stasera la proviamo subito. Ci facciamo le zucchine. Sì, poi posso sapere come sono le zucchine fritte a aria e non a olio. Ah, sicuramente più leggere. Ma non sicuramente più buone. Però va bene. Ma voi, cioè, io non ci l'avete, tengo a mantenere. Non l'avete mai vista questa cosa. Cioè, qui ci sono. Vabbè, lasciate perdere, ci sono gli altri bambini, ma. Cioè, ma lo guardate chi cosa ha fatto. Io non so. Cosa ha fatto? Oddio mio, va bene, siamo presi da... Ok, basta. Ciao. Ciao. Allora, ragazzi, non mi ero ancora fatta vedere, perché direi che dopo questa bellissima visione, con questi capelli che l'ho lavati e ci ho messo, dopo tanto tempo che non ce lo mettevo, ho rimesso la spuma. Quindi capite da soli che vanno un po' di qua, un po' di là, però è una spuma che mi piace. Devo dire la verità, è una spuma che mi piace. Allora, vi faccio un attimo qua, che vi volevo dare un po' di aggiornamenti, perché, ok, volevo darvi un po' di aggiornamenti, visto che, come avete notato, non ho più inserito video nell'ultimo periodo, nell'ultima settimana. Questo perché? Perché anche qui... essendo un paesino piccolo ci eravamo salvati fino a tutto il lockdown eccetera, stavolta invece non ci siamo salvati per niente, perché ci sono un po' di classi che sono chiuse a scuola. È un casino, vi dico subito che è un casino. Allora, io ho mio figlio che dalla scorsa settimana è in quarantena fiduciaria, perché c'è una bambina in classe sua che è risultata positiva e anche la madre è risultata positiva, quindi che abbiamo dovuto fare? I bambini devono stare a casa. Ora capite da soli che un bambino piccolo in quel modo non può stare a casa da solo, quindi cosa è successo? È successo che un adulto, un genitore deve stare a casa a fare la quarantena insieme al bambino. Ecco spiegato il motivo per cui avete visto, oggi che è lunedì, che è un giorno lavorativo, avete visto Samuele a casa, perché praticamente io sto facendo la quarantena con Alessandro, quindi non ci spostiamo, non ci muoviamo, né io né lui, e Aurora è gestita totalmente dal padre. Quindi capite da soli che questo è un problema per quanto riguarda il suo lavoro, ovviamente, ma anche per quanto riguarda il lavoro di tutti. Io ho un'opinione al riguardo, secondo me è giusto, ora mi prenderò le accuse di tutti quanti, però secondo me è giusto fare una chiusura di almeno un mese di tutto, come è stato a marzo, soprattutto per quanto riguarda la scuola, perché da quando si è riaperta la scuola ci sono state... No, vi prego! Ma che casino state facendo voi due qua dietro? Le cose zozze! Ma le cose zozze! Vieni, vieni qua! Stanno a fare le cose zozze questi! Tu sei un maiale! Maiale! Vabbè, sì, vabbè. Mi ha preso per un segno. Va bene, comunque, vi dicevo, per quanto mi riguarda... Ehi! Basta adesso, fuori, dai, vai fuori, andate fuori, fuori, scendi fuori, forza, bravo. Insomma, vi stavo dicendo, ecco, che secondo me è bene chiudere le scuole, perché noi qui abbiamo tre classi chiuse alle elementari, una classe chiusa alle medie, e una classe, due, praticamente una, però in realtà sarebbero due perché comprende due anni, chiusa la materna. Per me non è una cosa normale.
Io preferirei appunto che la scuola chiudesse, mi rendo conto che poi iniziare la didattica a distanza sarebbe stressante, però vi assicuro che è decisamente meno stressante e meno ansioso di mandare la figlia a scuola e pregare che non gli venga niente, perché sinceramente ora finché c'è stata l'estate i bambini sono stati sì a contatto tra loro, però diciamoci la verità, non sono stati a contatto così tanto tutti, nel senso della classe di mia figlia è stata a contatto sempre con quelle 3-4 bambine della sua classe, le 3-4 amichette che sono sempre, non con tutti quanti i bambini, quindi diciamo che i contagi non ci sono stati, logicamente. Riaperta la scuola, riaperta la classe, riaperta la scuola, riaperta la classe, ovviamente la situazione è peggiorata. Quindi secondo me è bene che queste scuole vengano chiuse, la didattica a distanza è pesante per il bambino che la deve fare, perché vi assicuro che per mia figlia è stato stressantissimo, è stata una cosa che lei proprio non ha saputo gestire, si è trovata malissimo perché mia figlia è una che ha bisogno del contatto con la maestra, del contatto con i compagni e trovarsi davanti a un computer, che poi tra parentesi mia figlia non aveva mai toccato un computer in vita sua, si è trovata giostrare con un computer senza manco sapere come fare, e valutata anche su questo, questa secondo me è stata una cosa stupida, mi dispiace dirlo, però comunque è così il mio pensiero a questo, e adesso ricominciare è stressante sia per lei ma anche per me, perché comunque devo stare attenta a lei che faccia la video lezione e che comunque ci stia con la testa, perché in video lezione vedere i compagni che fanno altre cose la distrae. E poi c'è anche il fratello sta qua a casa, fa la materna, non ha video lezioni e quindi capite da soli che io devo gestirmi anche lui, che non dia fastidio alla sorella. È complicato, però vi assicuro che per me sarebbe molto meglio che averci l'ansia tutte le sacrosante mattine per mandarla a scuola. Tra parentesi, hanno chiuso le palestre e io avevo già deciso di non mandarla più a pattinaggio, perché comunque non c'è una reazione giusta dove va lei, non viene cambiata l'aria e assolutamente no. Visti poi tutti i casi che stanno succedendo all'interno della scuola dove va lei, proprio no. Calcetto ad Alessandro, già avevo deciso di farglielo smettere per un po', infatti lui la settimana che abbiamo saputo che c'era questo caso di positività in classe, non l'ho mandato, però stiamo aspettando insomma che la polisportiva ci dia informazioni al riguardo, perché in teoria oggi ci sarebbero gli allenamenti comunque. Quindi vediamo un po' come andrà a finire. Secondo me, cioè io personalmente non li manderò, darò informazioni alla polisportiva che non li manderò per un periodo e poi ne riparliamo. Detto ciò, hai visto che bel regalo che mi ha portato? No, non è vero, non è stato un regalo. Gliel'ho chiesto e me l'ha portato, insomma. E niente, ci sono un po' di cosine di un negozio di abbigliamento di cui vorrei parlare, però visto che ho ordinato altre un paio di cose sempre nello stesso negozio che mi devono arrivare in settimana vi girerò un video apposito di questo negozio online e così poi insomma potete valutare voi. Comunque come negozio e come cosine è veramente carino, quindi niente. Detto ciò, che ore sono? Sono le... Ma che ore è? Ma che ora è? È 1:20, di già! Tra un po' arriva Aurora, già a pranzo! Oh signore! Devo andare, cioè devo andare, devo dirglielo perché deve andare a prendere Aurora. Va bene, è stato un piacere. A dopo. Allora, siamo arrivati alla cena. Qui c'è una zuppa di fagioli di legumi e cereali che ho preso all'Eurospin, che l'ho messa su adesso, e poi facciamo appunto, come vi ho detto a pranzo, le zucchine con lei. Vero? Sì, sono diventato un povero servo.
quando sto a casa. Non è vero, bugiardo. C'ho sempre le mani o in pasta o in cucina. Bugiardo, non è vero. Non è vero, mi fai passare per quella che non so. Bugiardo. Stai a casa? Lavora. Bugiardo. Allora, sembra un UFO. Perché c'è... Non scalda, praticamente non scalda. E c'è l'aria qui sotto che si sente. Boh. Tu sei molto in dubbio. Sarà. Dai, vediamo dopo come esce. Io sono fiduciosa. Tu non sei fiducioso? Tu non sei fiducioso? Sì, ma perché? Ma sono 35 euro buttati. Sì, no, sono mio. Lo vendo. Tanto viene Natale, adesso ricicliamo i regali. Quanto costa la televisione? Costa una settantina. Una cinquantina se può vendere. 15 euro guadagnate. No, non si fa, non si fa, non si fa, non si che fa. Che lavoro fuori? Non si fa. Come se fa? Non si fa. Si fa, si fa. Non si fa. Si fa, si fa. Io non ho mai riciclato un regalo. Mai. L'ho comprato, non è mi hanno regalato. Eh no, vabbè, ho capito, non si riciclano le cose. Non si riciclano? No, no. Ho anche provato, testato. Comunque, te lo do. Ti è stato. Comunque, uno dice, amore, facciamo le chips di chips. Zucchine. Chips. Lui capisce questo. Sono chips quelle. Aiutatemi voi, ditemi che sono chips, ditegli che sono chips. Quelle si chiamano chips. Io a casa mia, quando andavo a prendere le patatine del McDonald's, erano chips. No, ora no, no. Non ti aggrappare ai vetri, per favore. Lo vedremo. Comunque dentro abbiamo messo le chips, cioè le zucchine fatte tonde. Quelle non sono chips a casa mia. Vabbè, ora dico, invece di 10 minuti gli si danno 15 minuti. Mamma mia, where is the problem? Perché ho ragione io. No. E tu hai torto. No. Allora, questo è il terzo tentativo. Al terzo tentativo siamo arrivati a una consistenza giusta. Allora, diciamo che le tempistiche che sono scritte qua, secondo me va messo un goccio d'olio. Non prendetele alla lettera, nel senso, noi ad esempio per le verdure c'è scritto 10 minuti 180 gradi, senza girare, senza niente, senza node. Noi abbiamo fatto 20 minuti sempre a 180, ma girando a metà. Quindi prendete un po' le cose che ci sono scritte in maniera molto con le pinze. Però diciamo che il risultato è buono, ci piace. Invece di usare la padella e usare l'olio, usiamo questo. Però secondo me un goccio d'olio, anche mezzo cucchiaio sotto se ci mettete, non è male. Perché vengono tanto tanto asciutte. Oppure ma secondo me perché so le zucchine. Oppure un goccio d'olio a crudo dopo. Secondo me perché so le zucchine. Secondo me bisogna metterci un goccino d'olio a crudo sopra. Con un goccino d'olio sopra, secondo me. Ma estremamente asciutto. So bello il tuo sedere, amore mio. Il culo più secco del mondo. Che vabbè. Questo è il risultato. Diciamo che è la prima volta pure che la usiamo, dobbiamo prenderci la mano. Voglio provare con le patatine proprio e le crocchette. Vediamo che ne esce. Per fare un test decente sulle patatine. Però lo proviamo fresche, sabato. No, sulle precotte. Possiamo provare anche su quelle fresche. Però lo proviamo sabato questa cosa. Intanto vi lascio con questo appunto e basta. Allora, abbiamo fatto subito una prova e abbiamo fatto i cordon bleu per i bimbi e sembra che con i cordon bleu la questione sia decisamente meglio. Adesso li mettiamo nei piatti, gli diamo una bella spaccata e vediamo se dentro filano come dovrebbero. Se filano come dovrebbero, allora è praticamente super promossa per tutto ciò che riguarda il precotto.
per tutto ciò che non è precotto bisogna un attimino fare una prova. Aiutante. Au. E coltello, taglia, vediamo se fila. Aio. Allora, dall'aspetto sembrano perfetti. Perfetti, perfetto proprio. Perfetto. E allora approvatissima per le cose precotte. Yeah. Giusto? Sì, per le precotte. Mo io vedo quando gli dico di cucina un pollo. Domani domani ci voglio provare le patate. Mo ci faccio i coscetti. Domani ci voglio provare le patate a spicchi, voglio vedere come vengono. Perché qui il professionista del pollo e delle patate e del fritto è lui, lo chef. E della pizza, dico. Lo chef Sammy. Buon appetito, buona serata, al prossimo video. Ciao. Rifallo. Ciao. No, non l'hai fatto così prima. Come ciao. Fatto? Ciao, guardate che bel pigiamino, tutto halloweenesco. Sì, è nuovo. Tutto halloweenesco e anche le ciabattine halloweenesche prese all'Eurospin. Quest'anno Halloween in casa. Yeah! Ci sono anche quelli. Quelli sono i suoi lavoretti di scuola. Sì. Degli altri anni. Degli anni passati, tutti i suoi sono. Che bravo che sei. Grazie. Posso chiudere? Sì. Ok, ciao.